Cari amici, buonasera a tutti. Una serata, diciamo, in compagnia degli amici Fabio Orico del canale Low Profile. È un piacere accogliere anche Fabrix del canale Fabrix Fumettofilo. Questa sera vogliamo parlare, scusate, di un fumetto che tutti noi abbiamo seguito. Mi sto riferendo alla collana colori di Satanic, che è arrivata al numero 70, che quindi si conclude dopo un percorso di quasi un anno e mezzo, e noi tre che l'abbiamo seguita tutta avevamo voglia di dire una nostra, fare una sorta di bilancio finale della serie. Ci sarebbe da parlare per ore, chiaramente cercheremo di andare subito al dunque, ma partirei con gli amici a fare un bilancio nudo e crudo. Cioè, io chiedo prima a Fabio e poi a Fabrizio, poi faccio io una chiosa finale: cosa vi è piaciuto e cosa no di questa collana, ricordo, di 70 volumi. Prego. Sì, guarda, allora a me prima di tutto è piaciuta l'esistenza della collana, perché comunque il fatto che Satanic torni in edicola per me è una cosa meravigliosa, e poi con diciamo un numero abbastanza ampio di numeri che dà un po' dà l'idea di quello che è stato il personaggio, i cambiamenti nel corso degli anni, eccetera, eccetera. Non mi è piaciuta spesso la colorazione, partendo dal presupposto che il disegno di Magnus, secondo me, trova il suo splendore proprio nel bianco e nero, e colorarlo non credo che gli renda un servizio. Però se lo colori, almeno Satanic, che la ricordiamo tutti come la rossa del diavolo, fa la rossa. Vi ricorderete tutti che nei primi numeri era bionda, e questo ha anche suscitato il sarcasmo, l'ironia, no, di molti detrattori, che così però hanno anche gioco facile. Comunque, ripeto... Io, scusa se ti interrompo, mi ricordo una cosa clamorosa, probabilmente dettata dalla fretta di colorare, spesso in alcune inquadrature dove non si capivano bene quali fossero i soggetti, c'erano molti uomini con le unghie dipinte. Ci ho fatto caso più di una volta. Io non ci ho fatto caso. Pensate, un brivido transgender, diciamo. Okay. No, e poi l'ultima cosa, chiudo, il grande contro, ecco, la cosa che mi è dispiaciuta di più della colorazione, più di tutto, è stata scegliere di chiudere non con l'ultimo numero. Ecco, a me sarebbe piaciuto se in chiusura di collana, prima della storia di Booker e Perucca, ci fosse stato proprio l'ultimo numero di Satanic. Anche perché io, pur avendone letto molti numeri anche fuori da questa collana, io sono, per quanto mi è stato possibile, un vecchio lettore di Satanic, tutti i numeri recuperati ovviamente, però non so come Satanic è uscita di scena, come è morta, perché poi credo che alla fine sia morta in qualche modo. E quindi questa è un po' la cosa che più mi è dispiaciuta. Fabrizio? Ma allora, io sono d'accordissimo con Fabio, nel senso che per me è stato un colpo di fortuna che sia uscita questa collana, perché io ero assolutamente a digiuno di Satanic e quasi completamente a digiuno anche di Criminal. Di Criminal avevo preso qualche volume di questi, della Mondadori. Sì, quelli belli spessi, sì. Sì, belli spessi, un rapporto qualità-prezzo, tra l'altro, secondo me buono. E soprattutto con il vantaggio che effettivamente sono in bianco e nero, non sono colorati. Però è uscito, credo, anche di Satanic, questo stesso tipo di edizione, però non l'avevo preso. Sono le stesse storie di quell'edizione lì, sono le stesse trasportate sulla collana colori, sono proprio... Quelle di Magnus, suppongo. Identiche, sì. Mm. Ma più che altro, sai che cosa? Più che quelle di Magnus, quelle scritte da Max Bunker in realtà. Perché a parte poche eccezioni, uno o due, quelle che noi abbiamo su questa collana sono quelle di Max Bunker. Ma a me viene da pensare che sia stato facile per lui bypassare il problema di chiedere i diritti agli altri e dire: porto solo le mie, mi lavo le mani e quelle sono. Sì, probabilmente è una questione così, contrattuale, diciamo. Sì, anche secondo me, sì. E, quindi no, bene, perché io non avevo letto niente di Satanic prima di questa collana. Questa collana l'ho ultimata, quindi ho letto anche l'ultima storia, diciamo quella disegnata da Perucca, e a me è piaciuta.
cioè devo dire che Approfondiamo, sì. sì, mi è piaciuta, l'ho trovata molto più avanti, sia per contenuti che per disegni di molti altri fumetti neri dello stesso periodo. Quindi, per esempio, ho fatto anche la collana del nero della Cosmo recente, con Zakimort e Sadik, ma mi sembrano estremamente più semplici, diciamo in senso buono, però molto più semplici, sia per disegni che per trame rispetto a Satanic. Quindi il contro, sì, la colorazione, sì, sembra di dire una cosa abbastanza scontata, però anche a me la colorazione non è che. Forse io avrei preferito proprio il bianco e nero iniziale. Poi mi sono piaciuti i redazionali, che secondo me sono stati fatti bene, abbastanza bene. Forse il carattere un pochino più grande avrebbe giovato a me che porto gli occhiali, però va bene, insomma, i redazionali mi sono piaciuti. L'unica cosa è il colore, direi. Ok, io sostanzialmente sono un po' un mix di voi due, nel senso che ho apprezzato molto, intanto, come dice anche Fabrizio, il fatto di avere questa collana, perché io appunto avevo già fatto Criminal e tutto sommato sia un'antologia su un personaggio. E per come è stata strutturata, io ho un po' di numeri di Satanic sparsi, ho altre ristampe di una vecchia edizione di Panorama che sembravano dei libri viola, non so se vi sono mai Sì, capitati, me li ricordo. che ne ho 24, Brossurati. brossurati 24 che sembravano proprio libri fatti bene, e mentre di Criminal erano 16. Qui abbiamo proprio un'antologia che riesce comunque a presentare un po' tutte le fasi di Satanic, no? La prima da fumetto nero classico, soldi, lussuria, crimini, la seconda dove comunque lei prima si innamora di Max, che secondo me è stato un personaggio debolissimo. È anche improbabile come compagno di Satanic, e poi la sua praticamente trasformazione quasi a agente di polizia speciale, e poi una fase finale dove si è tentato di riportare Satanic nell'ambito della stregoneria, nell'esoterismo. Poteva essere una carta vincente, però, come dice Fabio, poi noi non sappiamo come è andata a finire. Il discorso si tronca lì, c'erano anche altri 30 numeri da scoprire e non abbiamo conosciuti. Un'altra cosa positiva comunque è stata dare sempre questa idea di opera, un po' di opera omnia, un po' per le varie fasi che ha attraversato e un po' perché comunque verso la fine abbiamo visto anche qualche disegno di Romanini e poi le storie conclusive disegnate da Perucca. Per contro io ho visto appunto una serie troncata purtroppo in un finale che non è un finale perché voi forse non l'avete fatta, ma ad esempio Criminal, gli ultimi numeri di Criminal in realtà sono una fine ideale di Criminal, che mi sembra fossero il 400 e il 401 oppure il 399 e 400, non mi ricordo bene la ristampa cosa corrispondeva. I numeri dopo, tra i quali c'erano anche tante ristampe, avevano portato poi un numero finale che sì, facevano entrare Criminal in coma, tuttavia era proprio un finale ideale perché mancavano solo 14 numeri, la metà più o meno, fra l'altro erano anche delle ristampe, e lì c'era proprio un tentativo di ripartire. Quindi Criminal tutto sommato si concludeva lì, veniva lasciato da Lola, lui doveva ricominciare da capo e tutto sommato poteva essere una ripartenza o un finale. Criminal no, questa scena finale di lei sulla moto che sembra partire per nuovi orizzonti, secondo me ci taglia un po' le gambe alla fine, no? E invece un elemento che secondo me è stato un po' croce di lizia sono i redazionali, nel senso che ne ho parlato anche con Fabio durante la settimana. Il lavoro dei redazionali è stato importante, però spesso c'era riassunto di quello che noi saremmo andati a leggere. Vero. Mi è interessato molto il discorso del contesto storico all'interno del quale si è inserita Satanic insieme a tanti altri personaggi del resto, ma poi a noi, lo dicevo appunto Fabio, a noi manca alla fine il punto di vista di Max Bunker, cioè la cosa che secondo me dovrebbe arricchire i redazionali di queste opere è proprio il punto di vista dell'autore. Cioè, se domani mattina facessero un'antologica di Berardi per qualcosa, io scommetto che Berardi in ogni numero dice la sua su quella storia, cosa gli ha ricordato. Qui noi andiamo avanti con le ristampe di Criminal e Satanic, scusate se mi sto dilungando, però la ciccia è il sapere cosa passava tra la
per la testa di Max Bunker, anche ad esempio a riguardo degli ultimi tre numeri. Quindi purtroppo noi ci ritroviamo sempre queste ristampe gestite da altri, perché poi Max Bunker firma gli accordi, poi se ne occupano gli altri di tutto e non sappiamo mai il percorso che ha fatto lui come autore. Questo mi dispiace un po'. Lui un po' restio le interviste, è vero, però secondo me è una fetta troppo grande che ci manca per un autore che ha più di 80 anni e probabilmente potrebbe fare la differenza, secondo me, in edizioni tipo queste. Io non so se che tipo di considerazione potete fare anche voi su Bunker. Sì, sì, no, il parere di Bunker sarebbe bello. Cioè, c'è da dire che tra i tanti sceneggiatori di fumetti, io direi che Bunker in realtà è uno che si è dato molto, perché tutte le rubriche della Posta, dei suoi personaggi, in qualche modo sono dominate proprio dalla personalità di Bunker. Rimane storico anche il suo latinorum, no, che usa nelle introduzioni, no, Semper Voster, cioè ci sono alcuni manierismi proprio anche del personaggio, anche molto simpatici, che lui usa. Però io credo, e qui magari adesso dico questa cosa, tanto penso di poterlo dire perché poi il mio amore per Max Bunker è dimostrato in tutti i modi, ne parlo tantissimo sul canale, insomma, però secondo me Max Bunker è un po' un personaggio un po' egocentrico, che mi sembra, anche da certe risposte che ha dato, non ama più di tanto il contraddittorio, cioè tende ad essere un po' aggressivo quando gli si fa notare certe cose, e quindi normalmente i suoi interventi sui suoi personaggi sono più per dire quanto lui sia insomma uno sceneggiatore innovativo, fondamentale, ecco, e noi accettiamo questa cosa, no, da lettori. Accettiamo il verbo, ecco. In effetti non ce lo vedo a illuminare la sua cassetta degli attrezzi, perché a pensarci bene non l'ho mai fatto. Cioè in tantissimi anni di letture di Max Bunker non ricordo proprio del perché ha diciamo impostato una serie in un certo modo, cioè meno di altri autori. Per esempio, quando Berardi parlava di Giulia, anche in molte note introduttive degli albi, per esempio, raccontava molto in retroscena di certe sue scelte, per la voce fuori campo, perché rimanda ai romanzi hardboiled, dove c'erano i detective che parlavano in prima persona, no, la voce fuori campo, scusate, il diario, volevo dire il diario di Giulia, eccetera, eccetera, insomma. E invece, da questo Bunker un pochino più. Quindi la mia impressione è che una volta che a Bunker gli è stato proposto questo ciclo di ristampe, che poi parte da lontano, perché parte da Alan Ford, da Criminal, come hai detto te, e la mia impressione è che lui abbia dato così il suo benestare e poi se ne sia un po' disinteressato, ecco. Certo, se per ogni numero ci fosse stata anche un backstage firmato Max Bunker, sarebbe stato bello, sì. No, queste sono iniziative molto belle. Mi fate venire in mente una cosa che non c'entra un granché, però per rendere l'idea, qualche tempo fa è uscita in edicola una raccolta di CD di un gruppo che a me piace abbastanza, si chiamano Jethro Tull, fanno della musica prog. In questa raccolta qui, in ogni album, in ogni CD che era rimasterizzato, c'era esattamente il pensiero del leader, diciamo così, della band, che appunto faceva quello che avete ipotizzato voi per Max Bunker, cioè spiegava in quel periodo quali erano i suoi sentimenti, come mai è nato questo album piuttosto che questa canzone. È una cosa molto godibile, infatti io mi ricordo che quando compravo questi CD ero anche molto curioso di andare a leggere il commento che c'era nelle note, insomma, perché effettivamente è un bel compendio questo, anche secondo me. Forse questo effettivamente è un po' mancato in questa, però è anche vero che sì, effettivamente io vado a memoria Max Bunker, cioè oltre a parlare nelle rubriche delle sue uscite, per esempio anche su Alan Ford teneva una rubrica, eccetera eccetera, al di fuori, cioè quando si va alle ristampe, a memoria non mi sembra, neanche in questa qua di Criminal, per esempio, di Mondadori, non c'è praticamente nulla, se non credo una piccola introduzione, forse, al massimo, non ricordo, ma al massimo c'è una piccola non di più, quindi poi non sono neanche sicuro, quindi sì. Ho sempre visto, rimasto, al di là del suo talento,
rimasto molto legato a una logica sua commerciale, no? Dell'artigianato del fumetto, sì. Di questa produzione in massa, di dire io faccio il prodotto e leggi, ti fai il lettore, no? Sì. Guardando molto, per dire, se voi andate sul suo sito, tutte le cose che lui ristampa e fa sono tutte carissime, sono fuori mercato e non regge la cosa della casa editrice indipendente, perché basta guardare cosa fa la Menier con Il Morto, fa dei prodotti super professionali. Lo stesso volume del Morto costa 30 euro, quello di Max Bunker 45-48. Quindi voglio dire, probabilmente è proprio una sua logica fortemente commerciale, quella del suo approccio. Quindi io penso che lui sia rimasto a questa vecchia concezione che non gli ha mai consentito di guardare davanti, in avanti, anche a livello di marketing. È inutile fare il paragone con la storina, perché lo sappiamo bene come sono andate le cose. Quindi probabilmente è proprio un suo concetto di base, direi. Sì, ma scusate. Vai, no. Poi passiamo. No, una cosa bizzarra degli albi di Max Bunker. Cioè, io tante volte ricordo in calce ad Alan Ford lui stesso che era l'inserzionista di se stesso, cioè diceva chi fosse interessato, io ho i primi, che ne so, i 20 numeri di Daniel, ve li vendo a tot, cioè più di una volta. E adesso, diciamo, per quello che dicevi te, no? Per esempio, io avevo preso per un breve periodo Dennis Cobb, che è il James Bond di Max Bunker, credo che avesse fatto uscire 6-7 numeri, e poi dopo si vede che non vendeva come diceva, fa, vabbè, dal prossimo numero ci saranno tot uscite, se le volete 30 euro a numero, cioè, ma un prezzo, adesso non, dico la verità, non ricordo se era 30 euro, ma era un prezzo pazzesco. Durante il Covid ha fatto le mascherine, vendeva una mascherina a 25 euro. Ah, non lo sapevo questo. C'era il logo magari di Criminal sopra, cioè mi sembra una follia, una roba proprio fuori da... Sì, diciamo che non erano prezzi molto popolari. E per completezza, quello che vi dicevo prima, vi faccio vedere, nel primo Criminal effettivamente c'è una piccola introduzione di Max Bunker, che è questa qua, per tutto qua, Sì. È tutto qua. Sì, a proposito di quello che... No, scusami, no, dimmi pure. No, volevo, se vuoi finire, finisci, poi magari ti chiedo un'altra cosa. No, a proposito di quello che diceva prima Fabio, è verissimo che Max Bunker faceva praticamente l'inserzionista di se stesso, in effetti. Però ti volevo far vedere, per esempio, vedi in questo vecchio numero di Alan Ford, vecchissimo, dir la verità, che è una ristampa, gruppo TNT, uscivano un tempo, c'era questa rubrica qui alla fine. Sì. Cioè lui parlava soprattutto sui propri albi, al di fuori dei propri albi l'ho visto raramente. C'è un'intervista, credo, su YouTube, credo che sia ancora visibile, con Red Ronnie, direi. Sì, qualcosa c'è, sì. Abbastanza relativamente recente, poco altro però, poco altro secondo me. No, dimmi, scusami, ti avevo interrotto. No, ma semplicemente collegandomi appunto al discorso di questa collana antologica di Satanic, e la mia curiosità era, inizio con te e poi se non viene Fabio continuo io, chiedere come hai vissuto questa esperienza continuativa dei 70 albi. Io avevo fatto una considerazione sui 114 di Criminal, che erano stati un impegno non indifferente, ma non semplicemente per un discorso economico, ma anche mentale, per il fatto di starci dietro e poi vedere in casa la pila che si accumulava e non sempre riuscire a smaltirla, e anche del vincolo che poi sia con l'edicola di turno. Quindi mi chiedevo come hai vissuto questa esperienza, se ti piace, se ti è pesata, se saresti disposto a fare qualcos'altro anche di anastatico su lungo termine, un anno e mezzo, due anni, se ci sono comunque criticità, perché a volte forse converrebbe quasi anche abbonarsi, ecco, a queste pubblicazioni. Allora, guarda, hai toccato un argomento a mio parere importante, importantissimo, cioè io effettivamente viene un po' il dubbio di perdere qualche numero, per esempio quando io in estate magari vado in vacanza e ho tutte le volte che faccio una raccolta, cosa faccio? Chiedo al mio edicolante di tenermi il numero ovviamente da parte, come credo che facciate anche voi. Sì. Sì, il problema qual è? Che quando poi chiude per ferie ho sempre un po' il pallino di dire, ma gli arriverà, poi riuscirà a recuperare i numeri che mi sono perso, insomma, in quelle due settimane, tre settimane che uno se ne sta in ferie. Quindi è un impegno effettivamente, poi ogni settimana è un intervallo di tempo che, per esempio, su
Satanic l'ho sentito un po' meno, perché comunque sono albi che si leggono in maniera abbastanza scorrevole. Sì, sì, quello sì. Sì, mentre invece io ho fatto anche la raccolta dei supereroi, quelli della DC, che ha fatto la Panini, sono 100 volumi, quindi abbastanza impegnativa, però quelli sono volumi che uscivano settimanalmente, leggersene uno a settimana si faceva fatica. Poi. Quindi diciamo che la periodicità qui ci può anche stare, andrebbe secondo me commisurata al volume, cioè a proprio al contenuto dei vari fumetti. Alcuni non sono così facilmente leggibili. Satanica è un pregio, secondo me, è un pregio. Quando un fumetto scivola via bene così, vuol dire che è scritto bene il più delle volte. Sì, io su questo dico poco, nel senso che tutto sommato devo fare le stesse considerazioni dei tempi di Criminal. Secondo me scatta una cosa che è un dato di fatto, magari in città uno ai numeri li trova tutto sommato anche su più edicoli, però secondo me il fatto di, per sicurezza, di non perdere numeri, andare sempre dalla stessa edicola, ti fa perdere anche un po' la spensieratezza di dire, beh, oggi mi faccio il giro, se non lo compro lì lo compro là, il fumetto ce l'ho, se stamattina sono in ritardo non lo compro, lo compro domani. E ti toglie un po' la spontaneità di leggere il fumetto, che magari quella mattina lì non c'è neanche testa di passare da ridicola, ma sai che poi i numeri sono quelli lì e rischi dopo due giorni di non trovarne più, a meno che proprio non hai gli accordi con l'edicolante. Quindi questo vincolo secondo me ti toglie un po' di spontaneità e spensieratezza nel dire mi compro Satanic come comprerei un altro fumetto, con la libertà di trovarlo nell'edicola X o nell'edicola Y e per portarmelo a casa. E questo vincolo qui, al di là poi delle difficoltà che possono esserci d'estate, secondo me ti ruba un po' di magia, ecco, perché in realtà poi parti sempre, secondo me, con, più che altro con lo spirito del lettore, non con lo spirito del collezionista. Poi chiaramente quando vai avanti, se decidi di finirla, allora ti scatta la molla di arrivare alla fine. Soprattutto ricordiamolo anche per queste bellissime figurine qui, chiaramente se uno si perde un foglio di adesivo, poi è anche difficile ricordarsi quale numero si è perso e in quale numero c'erano determinate figurine. Secondo me questa è stata una bellissima idea, quella dell'album con le figurine, però anche lì ha creato un vincolo. Dicevamo, Fabio, con Fabrizio, com'è stata la tua esperienza di seguire per così tanto tempo, con costanza e lungo termine, un fumetto settimanale con questa cadenza che si sa che dopo le prime uscite, se non te lo tieni ridicolante, poi non lo trovi più? Per noi è stato in alcuni momenti anche un pochino impegnativo e pesante, e volevo sapere come è andata per te, soprattutto dalle tue parti, se era comunque un fumetto reperibile. Sì, sì, è la prima volta per me questo. Io non ho mai, non credo di aver mai prima d'ora chiesto al ridicolante di mettermi da parte il fumetto, e anche perché, come dicevate voi poco fa, cioè a me piace cambiare edicola, che io non vado sempre nella stessa edicola, prendo così, secondo dove mi porta la passeggiata giornaliera, ma in questo caso conviene farlo invece, perché tanto sappiamo benissimo che le uscite legate ai giornali non sempre, dopo un primo periodo, non sempre poi continuano puntualmente ad arrivare. Anche se devo dire, io Satanic l'ho visto esposto in altre edicole, perlomeno del centro di Rimini, secondo me era abbastanza facile da trovare, niente a che vedere con le capriole cui costringe lo sconosciuto, e un giorno se ne parlerà di questo nella nostra bolla, credo, perché comprare lo sconosciuto no, ecco, anche con lo sconosciuto ho fatto così, cioè adesso c'è un'edicola che me lo tiene da parte, perché se no non, però quindi insomma sono, ripeto, il mio amore comunque per il personaggio, per Satanic, era tale che non ho mai messo in dubbio di finirla questa raccolta. Questo ero molto motivato, ecco, rispetto ad altre collane che sono uscite nel corso degli anni, su questo ero veramente motivatissimo, quindi sono stato contento, insomma, di... Una domanda, come mai Satanic e non Criminal? Ma in realtà li amo entrambi come personaggi. Ho una lieve preferenza per Satanic, perché lo trovo un personaggio più banalmente più originale, cioè, e il fatto che sia una donna
lo rende, secondo me, prezioso all'interno del mondo degli eroi del fumetto nero. Tra l'altro, credo che proprio per questo fatto, cioè, adesso sono argomenti che vanno anche di moda, beh, però il fatto che Bunker abbia voluto raccontare in questo contesto la donna, secondo me, ci dà anche un po' la misura della sua modernità, cioè Satanica è un fumetto molto moderno, è un fumetto a cui gli si possono imputare tanti difetti, se vogliamo una certa sciatteria, delle trame che vengono così anche con snodi narrativi non perfetti, ecco, però ha una densità di temi che è difficile trovarla oggi, ecco, cioè per esempio il fatto che a un certo punto, questo, attenzione, in modo diverso riguarda anche Criminal, cioè Criminal ha gli stessi pregi di fatto di Satanic. Una mia preferenza, diciamo molto personale, mi porta a Satanic, però, e qui chiudo, insomma, il fatto che ci siano numeri in cui veramente troviamo una Satanic in preda alla depressione, né più né meno, cioè una donna che dopo aver compiuto dei crimini e dopo anche essersi arricchita, dopo aver provato un tipo di vita a cui aspirava, ma la cui sua precedente condizione prima della trasformazione non glielo poteva consentire. Dopo aver provato anche la vita che credeva avesse dovuto renderla felice, si accorge che non le basta neanche questo. E quindi, cioè, un personaggio quindi che si trova di fronte al male di vivere nudo e crudo, io Sì. credo che non l'abbiano tentata in tanti, ecco, cioè e anche il personaggio di Max Lincoln, io in realtà, a me in realtà piace, differisco un po' da quello che dicevi te, perché secondo me è interessante che il compagno di Satanic sia un personaggio che è il suo contrario in termini proprio di carisma, cioè Lincoln è un piccolo uomo, non è carismatico, così, un uomo benestante che non ha particolari doti e non è nemmeno fedele a Satanic. Cioè, questo è molto interessante. Ecco, non, cioè, Bunker credo che sia stato il primo a eliminare l'intoccabilità dell'eroe. Ecco, gli Ah. eroi di Max Bunker soffrono come noi. Sì, poi ti dico, io non so voi che esperienza avete, ma avendo letto qualcosa di anche più recente, Beverly Kerr, Carrie Cross, Padre Kimberly e anche Pepper Russell, effettivamente, esempio Pepper Russell, non so se voi lo conoscete, è una storia che si dipana su tre albi, in uno poi non mi ricordo se a sua volta poi incrocia Beverly Kelly o Carrie Cross, perché comunque fanno tutti parte dello stesso universo, e quella che nei primi due albi era un avvocato di colore integerrimo, nel terzo impazzisce e diventa la nemica. Quindi è un colpo di teatro Max Bunker su un personaggio che consiglio di recuperare se capita, perché sono solo tre albi, poi lui ha fatto una bella ristampa ed è molto particolare. Chiedo appunto la stessa cosa anche a Fabrizio, se ha cercato in qualche modo di scoprire qualcosa in più di Criminal, se avrebbe voluto farlo rispetto a Satanic, e poi, diciamo così, se hai una preferenza fra i due personaggi. Allora, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Fabio, cioè anche io ho trovato più attraente il personaggio di Satanic. Secondo me, Satanic è un fumetto che anche letto oggi non suona obsoleto, cioè è un fumetto che ancora oggi ha qualcosa da dire, secondo me, proprio perché c'è una grande introspezione del personaggio, cioè Satanic che si commuove, Satanic che prova invidia, Satanic che prova curiosità, eccetera. Quindi, e poi ha tante avventure, sì, a volte anche caotiche, effettivamente, nel senso che poi Max Bunker è vero che mette dentro tanti argomenti, anche delle citazioni colte, perché insomma si parla, per esempio, succede anche in Satanic, ma succedeva forse più spesso in Alan Ford, c'erano dei siparieti, soprattutto nel periodo di Magnus, in cui si ripercorreva l'Iliade, l'Odissea, no? C'erano delle parti ovviamente ironiche, però che denotavano il fatto che insomma, Max Bunker, insomma, ha un certo bagaglio culturale, insomma, ce l'ha. Quindi è un fumetto che secondo me ancora oggi ha molto da dire.
Criminal, devo dire la verità, non ho letto moltissimi numeri di Criminal, quelli che ho letto comunque sì, mi sembrano dei buoni numeri, però il personaggio, come personaggio, diciamo, mi sembra molto più affascinante Satanic, perché è molto, per quello che ho letto io, è molto più spaccettato, poi ha delle come dire, ha degli imprevisti, cioè anche il fatto che a un certo punto lei, sì, è vero che collabora con la polizia, ma collabora in un modo comunque quasi segreto, cioè non è una collaborazione aperta, in realtà collabora con una, come dire, con una piccola frangia della polizia, con un'ala, diciamo, nascosta della polizia, quasi un elemento un po' complottistico. Ogni tanto ce l'ha Max Bunker di fare questi voli un po' verso il complottismo, un po' come... c'era appunto, c'era un personaggio in Alan Ford, il cospiratore, non so se ve lo ricordate, che era incappucciato, insomma era uno che anche questo sempre in maniera molto grottesca, però insomma scimmiottava un po' insomma, quella fascia, no, di persone, di personaggi, no, che secondo l'immaginario popolare, insomma, tirano un po' le file della società. Quindi a me, io sono stato contento di aver fatto Satanic, lo rifarei se ripartisse domani. Mi piacerebbe trovare anche dei numeri al di fuori di questi 70, però non so quanto siano recuperabili effettivamente, questo non lo so. Ma io qualche mercatino, spendendo poco, l'ho trovato, poi su eBay, se ci si dà la caccia, si trovano magari dei bei lotti, non perfetti chiaramente, però se è per il gusto di leggere qualcosa, si trovano. Gli originali proprio? Sì, sì, sì. Certo, non si trovano in condizioni meravigliose, però... magari sono dalla caccia ai lotti, magari comprano, so, come ho fatto io più di una volta, magari spendo 15 euro, mi arrivano a casa 20 fumetti, e ci sono due Zakimort, tre Satanic, un Killing, e di tutti questi qualcosa salvo, e quelli belli me li metto da parte, insomma. Sì, sì. Così. No, su questo argomento dico due parole al volo io, poi passiamo ad altro. Io devo dire che come personaggio nudo e crudo, credo che Satanic sia molto più rivoluzionario, anche sul fatto che queste avventure siano affrontate da una donna, penso che, peraltro molto sfacciata, molto, diciamo così, consapevole anche del suo corpo, della sua emancipazione, direi che senz'altro il livello di rivoluzione è nettamente più avanti, proprio come approccio Satanic. Criminal, che l'ho letto in realtà molto di più, in realtà mi piace di più il suo mondo in generale, perché su Criminal secondo me ci sono più personaggi che sono stati approfonditi. Tutti i personaggi che ruotano attorno a Criminal sono personaggi che lo accompagnano in tutta la sua avventura editoriale, e quindi ciascuno in modo indipendente dall'altro vive la sua storia personale. Ad esempio Lola, la moglie di Criminal, vive le sue crisi, però è sempre al suo fianco. Hanno un figlio che glielo uccidono, quindi loro come coppia vanno in crisi, si vuole vendicare. Sono tutti questi aspetti che probabilmente chi non ha letto tanto Criminal non li conosce, no? Poi c'è ad esempio Milton, che è proprio come Ginko con Diabolik, il suo alter ego, per mille motivi. Ci sono anche dei fumetti dove quasi dei numeri dove quasi si scambiano i ruoli. Paradossalmente hanno approfondito anche Shanton, che era il loro... era il maggiordomo tuttofare tipo 007 che aveva Criminal. Per cui dico, Criminal probabilmente ha un mondo un pochino più variegato in termini di antagonisti, di personaggi che ruotano attorno a lui, che vanno anche in crisi con lui e che affrontano delle cose anche a tema sociale, mentre invece su Satanic l'ho visto molto centrato sul personaggio, l'ho visto piuttosto deboli tutti coloro che gli ruotano attorno, compresi anche gli antagonisti, perché poi anche Vurdalak diventa una macchietta, e questa cosa qua ad esempio su Criminal non succede, no? Quindi comunque quel virare sul grottesco, scusate, sia in parte già da Criminal ma anche su Satanic, secondo me poi ha anche portato alla deriva entrambe le testate. Comunque, chiuso questo... alle volte ho avuto proprio l'impressione che Satanic fosse un laboratorio per l'imminente Alan Ford. Cioè, più i numeri si avvicinavano alla data di uscita per Alan Ford, e più diventava pesante l'elemento grottesco in Satanic. Sì, anche il disegno. Sì, assolutamente. Ma anche tanti personaggi inseriti erano proprio delle macchiette, erano proprio delle...
delle figure che poi in qualche modo sarebbero state replicate su Alan Ford, quello senz'altro. Invece volevo dire, per andare avanti, che so che ci teneva particolarmente Fabio a affrontare l'argomento, come avete visto questa benedetta storia tripla di Satanic, che in realtà non è proprio una storia tripla, è un po' un progetto secondo me nato zoppicante che poi è stato riassemblato. E poi ci tengo anche all'opinione di Fabrizio, perché probabilmente, avendo letto poco di Satanic, probabilmente ha avuto proprio l'impatto di questo ritorno, di questa storia completamente diversa. Io la comprai all'epoca, albo dopo albo, quando uscirono all'inizio degli anni 2000, e quindi avevo già un ricordo abbastanza completo sia di Criminal che di Satanic, però mi ricordo quella di Criminal come un progetto un pochino più coerente, e quella di Satanic una bella storia interessante, però messa insieme un po' a fatica. Comunque, Fabio, tu come l'hai vista? No, allora, io c'è una cosa che, tra l'altro li ho qua, i tre albi, c'è una cosa da dire, la prima. Io avevo letto, mi pare si intitolasse, il suo nome era Satanic, all'interno della testata di Beverly Care, esatto. L'altro personaggio, ecco. Perché, e qui magari mi puoi aiutare te, cioè i tre albi che sono usciti, io non ho capito, ma me ne sono reso conto adesso, si afferiscono a un'unica storia, cioè se Sbattito d'Ali di Vampiro è separata dalle altre due storie. Allora, non secondo me sì. Allora, a quanto ho capito è successo questo, che una storia faceva proprio parte di Beverly Care, del numero 4. Sì. Poi, che mi sembra fosse del 2002 quella lì. Poi nel 2004 è uscita per il 40esimo Sbattito d'Ali di Vampiro, che è stato quello celebrativo di Max Bunker con copertina, se non sbaglio, di Pino Rinaldi, che ce l'ho da mia madre, peccato che non sono qui. Poi cosa hanno fatto? Con un'operazione simile a quella di Criminal, hanno fatto in qualche modo sposare queste due storie e Max Bunker ha messo un appendice sia qui che nella storia di Criminal, però quella di Criminal aveva una continuity un pochino più sensata, e per chiusare, ecco, questa grande avventura, facendo un po' incrociare tutti gli elementi visti di queste due storie. In realtà ha fatto uscire un brossurato che si chiamava Le Monografie. C'era la monografia 1 che era di Criminal, monografia 2 che era di Satanic, con questa terza parte inedita, con un editoriale, che poi magari ne parliamo dopo, sempre molto serafico, di Max Bunker, come dire, colpa vostra che non avete avuto voglia di seguire, di capire questo progetto, è stato un cadeau momentaneo, ma la storia finisce qui, no? Come al solito lui la colpa era degli altri. E quindi poi in realtà mi sembra che invece sul fumetto siano state cronologicamente montate al contrario le prime due storie, comunque di fatto nascevano come cose indipendenti che lui ha riunito e ci ha messo poi l'epilogo, ultimo atto, che poi appunto è questo qua del 70, sì. L'ultimo atto, che ha tra l'altro una chiusa così decisamente, sì, insomma, non so neanche io come definirla. Sembra che non finisca qua, cioè nel senso ti lascia veramente con la mare in bocca, ma non perché ne vorresti di più, cioè perché dici, vabbè, ma cioè, questo è un po' il topolino partorito dalla montagna, diciamo, le ultime tavole. Sì. Però cioè, di questo, è stato più forte il lavoro sui due episodi di Beverly Care, sì, di Satanic, che questo finale tirato via. Cioè. Tirato via, non volevo dirlo, ma l'hai detto te, sì, è così. Sono d'accordo. E comunque, rileggendola, c'è una cosa soprattutto che mi ha colpito, lo devo dire, ho trovato più bello di quello che ricordavo il disegno di Dario Perucca. Io tra l'altro penso di averlo sempre giudicato in modo molto, ma non per, come dire, ma, cioè, non perché ci fosse un reale disinteresse, cioè, è proprio perché a un certo punto ho smesso da moltissimi anni di leggere Alan Ford, quindi Dario Perucca l'ho sempre interpretato come un disegnatore di servizio, così, che un po' replicava gli stilemi di Magnus. In realtà il disegno di questi ultimi numeri di Satanic mi convince molto, cioè è bello, un po' come è successo con Giovanni Romanini, che
ha disegnato degli albi splendidi, secondo me, e penso che sia quello di Perucca sia comunque un tratto assolutamente che ha una sua autonomia e una sua bellezza, ed è anche valorizzato dal colore, ecco, cioè diciamo il colore di Perucca l'ho trovato proprio bello, l'ho trovato confacente, ecco, cosa che invece non succedeva assolutamente con Magnus. Anche perché secondo me queste storie qui hanno dato, secondo me funziona meglio su Satanic che su Criminal, Perucca. E, però anche su Criminal ho trovato una storia, se vi capita recuperata, magari ce l'avete già, estremamente ricca di dettagli, che chiaramente su tipo Criminal è tutto ambientato a Londra, e vederla a colore con i bus doppi, con Piccadilly Circus e con Milton che cerca Criminal a Londra è stato fantastico, secondo me. Quindi Perucca qui col colore è stato valorizzato, perché ha fatto una base di dettaglio importante, secondo me. Assolutamente. E poi secondo me per questi ultimi episodi, che sono un pochino più movimentati rispetto a quelli disegnati da Magnus, Perucca è più adatto, perché mi sembra che abbia dato più dinamismo alle scene rispetto, cioè, i disegni di Magnus, che sono, a me piacciono moltissimo, però sono disegni spesso un po' più statici. Invece Perucca è riuscito a dare un po' più di movimento, ci sono molte scene, non so, inseguimenti. Ci sono molte scene abbastanza d'azione, no? In questo trittico, chiamiamolo, di storie. E secondo me Perucca, anche da questo punto di vista, è stato bravo. È riuscito a dare molto dinamismo a queste fasi degli albi. Quindi... Infatti, per quello che dicevo, che secondo me i redazionali sono croce e delizia, perché secondo me andava posto l'accento sul lavoro di questi ultimi tre albi, perché primo ho posto l'accento sul lavoro di Perucca, secondo cercare di spiegare cosa c'era dietro questa operazione, che noi ci possiamo arrivare per logica, però secondo me c'era un lavoro dietro, perché questi albi erano usciti nel quarantennale sia di Criminal che di Satanic, e quindi è probabile che dietro un tentativo editoriale di vedere come sarebbe andata, Max Bunker ce l'ha messo, forse in questo caso qualche parola in più per cercare di fare un ritratto di questi personaggi negli anni 2000, di come si potevano inquadrare, l'avrei fatto. Questo secondo me è un po' un peccato, perché non è un caso che siano stati comunque inseriti questi tre albi a chiudere. Evidentemente un minimo di progetto alle spalle c'era, e per me è un peccato che non sia stato raccontato. Devo dire che mi è venuta molto amaro in bocca quando lessi quegli editoriali di Max Bunker in cui praticamente alzava le mani, perché, come dire, ci ho provato ma non funziona più, insomma, perché secondo me qualche chance in modo diverso, cioè il mio discorso è per arrivare al numero 650 di Alan Ford, che chiunque continua a dire che non ha più niente di raccontare, no? Tu ti sei fermato centinaia di numeri prima con due personaggi che erano una bomba e che comunque funzionavano, perché lì non hai fatto il tentativo? Probabilmente si è proprio medesimato lui in Alan Ford, no? Ha visto che funzionava, è andato dritto per quella strada lì. E tu complessivamente, Fabrizio, l'hai presa come botta nostalgica questo ritorno? Ti ha fatto comunque piacere vedere il tentativo di contestualizzare Satanic? Oppure ti è sembrato proprio una, non so, un arrampicarsi sugli specchi? No, io guarda, non mi approccio mai alle serie pensando che siano vecchie, nuove, eccetera. Cioè, mi approccio con, diciamo, con libertà, cioè a mente aperta, diciamo così. Quindi l'ho acquistato pensando che fosse un fumetto valido. Mi ha meravigliato perché non è, cioè, risente pochissimo del passaggio del passaggio del tempo passato, ne risente a mio parere pochissimo, cioè se noi andiamo a leggere, non so, adesso per i paragoni può essere un po' scomodo, però, per esempio, non so, Zakimort oppure anche lo stesso Sadik, mi sembrano molto più, cioè, non sono brutti fumetti, per carità, però non sono attuali come Satanic. Cioè tu leggi Zakimort, leggi Sadik, leggi anche, volendo, anche i primi Diabolik, se vogliamo. Senti che sono ben narrati, soprattutto i Diabolik delle sorelle Giussani, ne ho letti molti e sono belle storie, però soprattutto i primi, secondo me risentono molto del tempo passato. Invece Satanic
un po' per i disegni di Magnus che sono assolutamente di un altro pianeta, secondo me, rispetto a quello che girava in Italia in quel tempo, un po' per le trame di Max Bunker, che è un po' un geniaccio Max Bunker, cioè nel senso che... No, volevo dire, l'impatto con questa storia finale tripla. Ah, l'impatto triplo? A me, allora... Cioè ti ha portato, non so come dire, un senso di più di nostalgia o di curiosità? La prima cosa... essere... Dunque, guarda, la prima cosa è stato un senso di curiosità. Mi sono detto, io devo recuperare assolutamente i numeri di Beverly Kerr a questo punto, perché mi è piaciuto molto il personaggio. Io ho letto un albo su Kerry Cross che ha ristampato la Cosmo qualche tempo fa. L'ho trovato... Lo so quale 10, sì. Che ha una bellissima copertina, tra l'altro. È spettacolare, bellissima. Sì, la storia dentro, diciamo, alti e bassi, secondo me, però decorosa, e mi piacerebbe recuperare questi personaggi, padre Kimberly, sono tutti albi che non conosco, che però, secondo me, potrebbero, poi tu lo sai molto meglio di me, Alex, perché secondo me tu li hai letti, quindi insomma... Parecchi li ho letti, sì. E secondo me sono validi, io diciamo che adesso... Nei prossimi giorni magari devo andare in qualche fiera, qualche mercatino, se vedo qualcuno di questi albi penso che lo prenderò. Mi sono molto incuriosito con quest'ultima storia, soprattutto. E, i primi due, diciamo, le prime due parti della storia mi sono piaciute molto, con questi riferimenti un po' alla X-Files, come viene detto anche nei redazionali, che tra l'altro è un telefilm che a me, insomma, soprattutto le prime serie sono piaciute molto. E poi l'ultimo... Albo, anche, sono d'accordo con voi, un finale mi è sembrato un po' affrettato, sinceramente. Finisce tutto in poche pagine dopo una preparazione di... Sì, quello di più sì. Sembra, che sembra un po' una grande preparazione. Sì, è un po' sbilanciato, secondo me. Colui poi che si è voluto lavare le mani, insomma. Sì, la chiusa un po' così, come sembra quasi che gli abbiano detto, guarda, a questo punto chiudila in 3-5 facciate perché non abbiamo più tempo, ecco, sembrano quelle chiuse un po' così, di ripiego, diciamo. Però, diciamo, i primi due albi mi sono piaciuti molto, costruiti bene, bello il personaggio di Beverly Kerr. Non so se avete notato, ma avendo letto tutti un po' questi personaggi di nuova generazione di Bunker, vedremo poi Petra come sarà, che anche lì bisogna vedere se sarà una pubblicazione regolare oppure se sarà il solito album ogni 6 mesi delle sue graphic novel, come ha sempre fatto. Però la cosa che ho notato è che non ci sono i grandi salti di sceneggiatura da una pagina all'altra. Questi qua è come se effettivamente Max Bunker avesse avuto più consapevolezza nel fare un fumetto un pochino più coerente nella storia. Cioè non passi dalla pagina prima a quella dopo, che una sei a New York, quella dopo sei in Burundi. Cioè sono storie, anche i dialoghi non sono tirati via, ma a volte c'è proprio uno scambio dialettico che va avanti un po' di pagine, cosa che nello stile di scrittura di Max Bunker non c'era. Non so se l'avete notata questa cosa. Sì, sì. Io posso dire una cosa su, non so se l'avete notata voi, su questa è una costante di Max Bunker dagli esordi fino all'altro ieri, insomma. Cioè, i suoi personaggi non pensano, no? Cioè, nel senso, sono in giro per i cacchi loro e parlano. Non so se tipo... Aspetta. Ecco, specchio, cioè c'è Satanica allo specchio da sola. Cioè, non hanno le nuvolette, dici, del pensiero. Io sono sempre detto, ma com'è questa cosa? Cioè, ho sempre pensato, ma non posso mettere le nuvolette? Cioè, voglio dire, sei in casa da sola, no? Che non fa bisogna capire se è una scelta stilistica o... È un modo per caratterizzare la sua scrittura. Voi direte, ma cosa vai a pensare? Però io ho sempre questa cosa... È vero, no, ci sta. Ma sai, secondo me all'inizio, Max Bunker, soprattutto all'inizio, ma soprattutto nella fase, diciamo, negli anni, per quasi tutti gli anni 70, anche una buona parte degli anni 80,
ma soprattutto all'inizio, nei 60, 70, diciamo così, aveva, è vero che ci sono delle trame regionali, è vero che ci sono delle trame molto, diciamo, frullate, no? Cioè, nel senso che c'è tanta roba che viene poi messa dentro, un po' come una specie di flipper. Però io credo che fosse anche per il fatto che lui voleva dire moltissime cose, cioè lui voleva, aveva questa sete di scrivere, no? Nel senso che voleva buttare dentro, cioè quando una persona ha molta voglia di scrivere e si sente, come dire, costretto dentro una pagina, cerca di mettere dentro a questa sua creazione tutto quello che ha in mente, no? Poi nel tempo, secondo me, come dire, è riuscito più a soppesare, ecco, questa voglia di riempire di nozioni, di... perché per esempio anche in Alan Ford è pieno di rimandi, di salti. Probabilmente Alan Ford è il personaggio, soprattutto nel periodo di Magnus, ma anche nel periodo di Piffarerio, secondo me, che poi sostituì Magnus, è il personaggio più, diciamo, è, o la testata in generale, più personale, secondo me, di Max Bunker. Cioè, secondo me, lui si identifica proprio, cioè lui potrebbe essere uno del gruppo TNT, sostanzialmente. Cioè, nel senso che lui, secondo me, è fatto, lui ha messo, diciamo, in ogni personaggio del gruppo TNT, secondo me, una piccola parte del suo carattere, l'ha proprio creato, cioè, è lui, un po' come quando, no, si dice Corto Maltese, Ugo Pratt, oppure Mister No e Sergio Bonelli, no? Cioè, sono quei personaggi che lui si è messo all'interno di un gruppo, non di un personaggio solo, perché non può essere solo Alan Ford, anzi forse Alan Ford è quello che gli somiglia meno, secondo me. Però lo ha sparso un po', cioè, c'è un po' di Conte Oliver, c'è un po' di Bob Rock, c'è un po' di Cariati, c'è un po' di tutti questi personaggi, quindi da lì ha fatto la vera progressione, secondo me. Cioè lui ha maturato lo stile, è stato un po' anche una palestra d'ardimento, mi verrebbe da dire, no? Quella che era di Alan Ford, è stata un po' una palestra per lui, anche per, come dire, per rodarsi un po' come scrittore, poco a poco, secondo me più che altro su Alan Ford. Volevo dire, prima di fare un ultimo giro, che abbiamo ancora un argomentino da sviscerare, volevo chiedere a Fabrizio se voleva fare una chiosa su Alan Ford, che ci teneva, soprattutto dal punto di vista del disegno. Volevi forse sottolineare alcuni aspetti? No, beh, brevemente, è un fumetto a cui sono, diciamo, molto legato, soprattutto nel periodo che va dagli inizi fino al periodo di Piffarerio. Dopo ho cominciato a prenderlo. L'hai seguito bene Alan Ford? L'ho seguito, sì, diciamo, fino al numero 150, grosso modo. Quindi consideriamo che Magnus, disegnando l'ultimo numero di Magnus, scala la tela su Superchuck, si intitolava l'albo, secondo me siamo 75, 76, un numero circa così. Quindi ne ho seguiti almeno altrettanti, grosso modo, successivi. Poi, insomma, ho un po' mollato. Volevo solo fare notare che in certi albi, cioè non la, per esempio, guardate Magnus, questi livelli, cioè qui si vede che Magnus è portato, secondo me, per il grottesco. Cioè, guardate queste immagini, cioè anche Magnus, cioè adesso abbiamo parlato più che altro di Max Bunker, ma volevo spendere una parola su Magnus. Anche Magnus, secondo me, ha fatto il salto con Alan Ford, nel senso non di qualità, perché ha disegnato molto bene anche su Criminal e anche su Satanic, ma un salto, diciamo, di identificazione. Cioè, secondo me, si è identificato molto nei personaggi, tant'è vero che poi lui si è autorappresentato in Bob Rock, cioè praticamente poi Bob Rock è lui, sostanzialmente è una sua caricatura, eccetera. Io volevo far vedere che il numero 200 di Alan Ford, che è di nuovo di Magnus. È di nuovo di Magnus, perché Max Bunker disse che aveva chiamato Magnus perché, insomma, come dire, mi devi, insomma, sei andato via, eccetera, però almeno il 200 disegnamelo, no? Insomma, grosso modo. E volevo far vedere come si era schiarito il disegno di Magnus dopo. Guardate come si era schiarito. Forse le esperienze da solo su altre testate, su altre cose che aveva fatto da solo, alcune molto belle, per esempio Lo Sconosciuto, a mio parere è una grande serie. No, niente, volevo ricordare Alan Ford, perché secondo me è una parte importante del fumetto italiano, non solo nella parte di Magnus, ma anche perché poi il successo maggiore ce l'ha avuto con Piffarerio, perché poi fu il periodo di Super Gulp, eccetera, quindi Gomma, Flex, questi personaggi
al tempo abbastanza famosi, mi sembra fosse uscito anche un album di figurino o qualcosa del genere, sì. Insomma, dopo, paradossalmente, dopo l'uscita di Magnus, forse ebbe ancora più successo nel, diciamo, nel breve periodo, dopo, verso la fine degli anni Ottanta, già insomma cominciava un po', secondo me, a calare. Secondo te cosa è successo? Cioè, c'è stato un momento chiave? Cioè, non penso sia solo un discorso legato ai disegnatori. Cioè, secondo te, pensatole anche di scrivere Alan Ford? Oppure tanti non hanno mai capito il fatto di fare Piazza Pulita del gruppo TNT, ad esempio, no? Sì, secondo te sei stufato di scrivere così? O... Ma alla fine Alan Ford, io ne ho letto anche qualche per dirti, e no, non mi stupirebbe se lui si fosse stufato, perché ad esempio io nella Minuet ho letto negli ultimi anni che qualche album l'ho comprato, come ad esempio la doppia ambientata nel carcere, che secondo me è stata una bellissima storia di Alan Ford. Io ci ho trovato tanto di Cary Cross, cioè secondo me lui faceva gli esperimenti e poi li spostava su progetti successivi, no? Mi dava sempre l'idea comunque di tentare qualcosa per poi svilupparla. Forse si era anche rotto le scatole, come Magnus, di disegnare i nasoni. Lui si era stufato di scrivere sempre queste trame, però forse è andato in una direzione che ha veramente snaturato tutto, non so. Io non l'ho letto così tanto, quindi no, hai detto una la chiave, ecco. Secondo me hai detto una cosa, hai centrato perfettamente il punto, cioè a un certo momento Alan Ford è diventato un fumetto che poteva anche chiamarsi Alan Ford e Minuet, o Minuet e basta addirittura, perché ci sono in certi numeri che Minuet è decisamente la protagonista dell'albo, quindi non è più il gruppo TNT, non, è un fumetto completamente diverso, quindi a quel punto sì, può darsi, se poi dopo tanti numeri ci si può anche stancare effettivamente, anche perché che io sappia tutte le storie le ha scritte lui, quindi sì, sì, dopo un po' c'è una certa, diciamo, ripetitività, una certa, insomma, diventa una cosa abbastanza, poi diciamo, per quello che posso intuire di Max Bunker, è una persona molto, è difficile tenerlo fermo su un solo progetto, cioè da quello che vedo io almeno, cioè non è il classico che gli dà il personaggio e poi va avanti e va bene così e chi se ne frega del resto. Mi sembra una persona così a pelle, ecco, vedendolo, mi sembra una persona molto poliedrica, insomma, che si deve, tra l'altro ha scritto anche dei romanzi, Agenzia Finzi, investigativa, ha scritto, che mi dicono anche, io non li ho letti, ma ho sentito delle buonissime recensioni di questi romanzi, secondo me è subentrato un po' di stanchezza, come hai detto tu, e poi alla fine, quando in un fumetto arrivi ai numeri 6, 700, insomma, è difficile trovare delle nuove idee, cioè o scaravolti completamente le trame, quindi, che è quello che ha provato a fare poi lui alla fine, cioè nel senso che ha eliminato moltissimi personaggi, ha trasformato la testata in un altro tipo di fumetto, cioè alla fine era Alan Ford, Minuet, marito e moglie, che sono una specie di, non dico di agenti segreti, ma insomma, sì, un fumetto completamente, cioè quelle scenette sgangherate che c'erano all'inizio, quella, insomma, sono state molto ridimensionate, a mio parere. Sì, c'è sempre il graffio ogni tanto di Max Bunker, perché qualche nome di qualche... Qualcosa viene fuori. Sì, di qualche negozio, oppure di qualche personaggio, c'è qualche battuta, sempre molto sarcastica, c'è, però niente di paragonabile, secondo me, quantomeno fino al numero 150, 160. Tra l'altro in un numero... simile, fa un ruolo di, diciamo, di ospite anche Criminal. Sì, era criminalissimo, deve essere stato 151, secondo me. Sì, siamo intorno a quei numeri lì, sì. Che poi è apparso anche Bunker, non ha mai avuto paura del crossover, cioè ci suoi, no, decisamente no, decisamente no. Una cosa che segnala Fabrizio, poi passiamo veramente all'ultimo giro, era che io avevo letto una volta un'interessantissima intervista a Max Bunker, che secondo me spiega molte cose, tipo io gli ultimi Alan Ford che ho preso, ne ho presi un po' così a spot, anche l'ultimo 6,50, perché era un numero tondo per cose celebrative, io trovo sempre delle trame ormai sgangherate, cioè non capivo proprio cosa stava raccontando, non... Mi ricordo che lui in un'intervista ha detto che, a differenza di tanti anni fa, quando comunque scriveva le storie, lui oggi non scrive neanche il soggetto, lui parte direttamente vignetta per vignetta, fa la sceneggiatura. Questa cosa qua, secondo me,
ti leva la visione d'insieme di una storia, perché per quanto tu con l'esperienza possa riuscire vignetta dopo vignetta a scrivere anche i dialoghi e ai passaggi di scena, però non è la stessa cosa. Cioè, se a te ti deve venire l'ispirazione passaggio dopo passaggio, vuol dire che tu a monte non avevi un'idea anche da dire su 3, 4, 5 albi mi faccio una mini saga. Secondo me questo cambio di modo di scrivere l'ha anche portato a queste trame un po' sconclusionate. Lui ovviamente accusa gli attori, i lettori invece di non capirlo, no? L'ultimo numero c'era scritto che i lettori sono ingenerosi, quindi... Ma io gli ultimi, non, devo dire la verità, non li ho presi, io sono arrivato circa... Neanch'io. Questo è uno degli ultimi che ho preso, che è il 600. Gli ho preso... Una bella copertina che si apre. Perché pare che magari qualche trama particolare, però non... No, però sì, riconosco che adesso è più... Cioè, anche perché, diciamo, è più difficile... Avendo un passato glorioso, ovviamente, è più difficile poi... Cioè, quando uno tocca dei vertici molto artistici molto alti, poi insomma è difficile mantenerli per lungo tempo. Non... Poi lui comunque, rimanendo con la forma di artigianato che dicevamo prima, si cura poco di tutto il resto, cioè dalla comunicazione alla possibilità di andare sul sito e riuscire a trovare la sezione giusta per comprare un fumetto, è tutto un macello lì. Cioè, io realizzo siti da 20 anni e non si può navigare quel sito lì, cioè ci sono cose veramente che non te lo puoi permettere, e meno male che lo fa la figlia e non lo fa lui, perché sennò chissà cosa veniva fuori, no? No, poi è vero, ma poi chiudo veramente, poi è verissimo quello che non ricordo chi di voi due lo abbia detto prima, ma è verissimo che ci sono alla fine delle proposte, anche in Alan Ford, nelle ultime pagine, sì, c'è la pubblicità di pubblicazioni, raccolte, volumi, eccetera, a dei prezzi sinceramente importanti. C'è un volumone di Cliff, che è un suo personaggio vecchio dell'editoriale Corno. Io ci avevo fatto anche un pensierino, però credo 50 euro, cioè proprio una spesa. Che poi ti dico una cosa, Fabio, lui, per quello che ti dico, c'ha talmente l'occhio sulla cosa del commercio, comunque del guadagnarci, che quello che propone a volte è anche un po' un pasticcio. Lui di Jezebel, che sono 23 numeri, ti propone i 6 che ha scritto lui, disegnato Magnus. Cioè, voglio dire, non stiamo parlando di una collana che ha 600 numeri, eppure lui non gli interessa il resto, gli interessa solo portare quello che è il suo e quello di Magnus, perché vuole speculare su quello, l'ha già fatti ristampare 2 o 3 volte, e il resto il collezionista, se vuole sapere come va a finire, non lo sa. Cioè, nel 2023 non te lo puoi permettere, non dico lui, ma almeno le figlie che ci sono dietro, che una è quella che si è occupata della colorazione di Alan Ford, criminale satanica, e l'altra è quella che gestisce la 1000 volte meglio. Ha un figlio che è un grandissimo sceneggiatore, perché Riccardo Secchi è fantastico, scritto di Nathan Never, no? Mi sembra. Nathan Never favolosi, e ha anche scritto la storia di Ciccio Never per la Walt Disney, con Ciccio nei panni di Nathan Never, che sono veramente bellissimi. Ma anche il suo personaggio di Riccardo Secchi, quello, adesso non mi viene il nome, che era una suora, mi sembra, aveva fatto un personaggio... Sì, non ricordo bene, però... Bravo Riccardo Secchi, molto. Sì, sì. Io ho letto qualche storia di Nathan Never scritta da lui, non era niente male. Lui era tipo, una era tipo vittime e carnefici, una roba del genere, in cui Nathan Never e uno che Nathan Never ha arrestato rimangono chiusi in macchina in mezzo alla neve, si raccontano le loro disgrazie. Uno parla della figlia, l'altro parla del figlio che ha perso, e quello non è un fumetto di fantascienza, è una bellissima storia, che con la fantascienza non ha assolutamente nulla. Mi sembra sia il 272, non vorrei... È una delle più belle storie che mi aveva letto di Nathan Never, che probabilmente non conosce nessuno, però sono molto bravo Riccardo Secchi, e doveva essere uno degli artefici anche del rilancio di Criminal, poi purtroppo un doppio progetto Mondadori che è stato abortito 2 volte. E niente, dai, facciamo l'ultimo giro, che ci tenevo a chiedervi, da grandi appassionati comunque di Magnus, Bunker, e a questo punto anche della Corno, che io ricordo sempre, che chissà, se fosse rimasta in piedi oggi sarebbe potuta essere un piccolo gigante come Bonelli, ecco, a livello di apparato redazionale. Ci sono anche tanti che non voglio neanche poi spiegare poi così bene come mai questa casa editrice è sparita, forse ha lasciato un po' di amarezza in tanti che ci lavorano. E vi chiedo, dopo tutte queste ristampe, visto che oggi c'è questa tendenza, no, andare a ripescare soprattutto per i nostalgici, vecchie collane,
cos'è che vi piacerebbe oggi del mondo corno, Max Bunker, Magnus, vedere ristampato? Ecco. Beh, io... cioè, io ti potrei dire tutto, perché veramente sono tante le cose. Non riesco a fermarmi a un solo numero, a un solo titolo, insomma. Allora, guarda, prima ti citavo Cliff, su cui ho fatto un pensierino sul volume, perché mi incuriosirebbe leggerlo, ma proprio curiosità, perché ne ho un ricordo molto molto vago. Così come vorrei leggere invece Jezebel, che praticamente non conosco. Cioè, Jezebel è proprio un personaggio che lo vorrei scoprire. E invece di quelli che ho letto e vorrei rileggerli, una ristampa di El Gringo per me sarebbe il massimo, perché tra l'altro El Gringo, prima Fabrix citavi Paolo Piffarerio, è un disegnatore che io amo molto. Cioè, secondo me Piffarerio aveva anche... fatto il suo Alan Ford, ecco, dopo essere subentrato a un peso massimo come Magnus, che comunque insomma darà qualche pensiero al disegnatore. Non è facile arrivare dopo Magnus, non è facile. Non è facile, no. E Piffarerio, che tra l'altro è detentore di uno stile molto personale, però diciamo era riuscito a sintonizzarsi su Magnus in qualche modo, quindi non facendo provare, diciamo, al lettore che veniva dopo una sensazione, no, di straniamento, però restando se stesso, quindi, cioè, aveva fatto proprio l'Alan Ford di Piffarerio. E Piffarerio applicato al western per me funzionava tantissimo, perché era veramente un western molto sporco. Già El Gringo è un fumetto che guarda il western all'italiana, quindi sicuramente Bunker, secondo me, si era scatenato anche a livello di contenuto, insomma, veramente ci è andato giù pesantissimo. E Piffarerio era il disegnatore ideale, però ecco, qui mi sento di dirlo, veramente, se mai si ristampasse il Gringo, cioè il Gringo a colori, io penso che veramente non si possa vedere, cioè il Gringo a colori non riesco neanche a... C'è stato qualche ristampa, anche parziale... Il Gringo venne ristampato già dall'editoriale Corno. Io gli albi del Gringo che ho avuto per le mani erano albi dell'editoriale Corno, che però erano già a ristampa, credo del decennio precedente, quando era uscito, insomma, il personaggio, che come avvenne poi per Criminale Satanic, non venne interamente disegnato da Paolo Piffarerio, anche se comunque lui era il disegnatore titolare, diciamo, il creatore grafico. Insomma, mi piacerebbe rileggerlo. Fabrizio? Sì, allora, è verissimo che la Corno ha incominciato a ristampare albi da quasi subito. Vi faccio vedere, questo qua è un Tris Alan Ford, li brossurava a 3x3, adesso è un po' rovinato, ma insomma ai suoi anni, guardate l'immagine dietro, questo è un po', questo qua serve da farci un poster, secondo me, comunque va bene. E quindi questa ristampa, cioè la Corno, perché la Corno ha effettivamente, secondo me, ha un magazzino di roba che, insomma, tanta roba. Io ricordo che quando ho deviato un attimo da Alan Ford su altre cose, secondo me, ho un ricordo, usciva un fumetto, si chiamava Daniel, secondo me, che era un uomo che era stato giustiziato sulla sedia elettrica, poi dopo, perfetto, quello lì, che mi aveva colpito moltissimo, non so quanti numeri ne siano usciti di Daniel. Una ventina? Una trentina. Beh, qui insomma è già una discreta serie. A me questo aveva preso abbastanza. Chiaramente non so dove siano andati a finire i miei numeri di Daniel, perché parliamo di... ci sono stati traslochi, scatoloni, robe, eccetera, quindi non so più dove siano. E proprio per questo mi piacerebbe recuperarli lì. Salvo il fatto che, ripeto, qui non c'entra molto la cosa, ma ribadisco, mi è venuta moltissima voglia di recuperare questi personaggi, Beverly Kerr, Kerry Cross, eccetera, eccetera. Con la Cosmo non c'entrano, però, ed è stato merito soprattutto di quest'ultima trittico di Satanic. Bene. Però ecco, Daniel, sì, Daniel, poi chiaro, sono d'accordo con Fabio, un po' tutto, perché poi alla fine ci sono tante cose belle che si potrebbero, lo stesso Dennis Cobb, se uscisse nel, cioè, una ristampa, io la prenderei. Hanno detto che magari la Cosmo continui con questi esperimenti di simile anastatica e riesca a proporre qualcosa. Magari. Sì, sarebbe bello. Io ripercorro un po' le cose che avete detto voi, e un po' perché ho un po' di numeri a casa, quindi li ho letti, ho il piacere anche di conoscerli un pochino. Appunto, mi piacerebbe rivedere Daniel, che sono appunto una trentina di albi, e la cosa particolare, ad esempio, lo stavo dicendo prima fuori onda Fabio, ora lo dico a Fabrizio, ad esempio questo numero qua, mm-hmm, è un numero disegnato da Carlo Ambrosini.
Ah, però. Non accreditato, non solo, il Bomax Bunker fa lo smargiasso nell'editoriale dicendo che si sono fatti aiutare da qualcuno di esterno per fare quel numero e non lo cita nemmeno. Daniel è un fumetto comunque del 75, quindi già secondo me è entrato in un'era successiva, è un poliziesco un pochino più moderno anche nei dialoghi e ha qualcosa in più rispetto comunque ai fumetti neri classici, ha un background secondo me anche più interessante. Probabilmente all'epoca fu pubblicizzato poco. Una cosa che a me piace molto è che in alcuni numeri di Daniel, non in tutti, però ad esempio la classica suddivisione nelle due bande, a volte non è così netta. Ora volevo vedere se in questi qua c'era qualcosa, forse in questo numero no. Però ad esempio ci sono molti casi dove le due vignette in realtà sono fuse. Non c'è la linea che divide le due due vignette, no? Ci sono i balloon che vanno a contaminare quello di sotto e quello di sopra e a mo' di quadro unico che tu lo leggi sempre con la stessa logica, no? Però c'è questa fusione di colori e di immagini che tu passi da sopra e sotto e quasi non te ne accorgi, ma in realtà è un disegno unico. Quindi lì il grande autore fu Frank Verola, che non so se è ancora vivo, forse sì, e Daniel ha disegnato quasi tutto lui con questi due numeri poi di Ambrosini. E secondo me è molto bella. La cosa interessante di queste serie qui è che sono, gli albi sono relativamente pochi, cioè sì, hai una trentina di numeri, però non è una raccolta di quelle che devi diventare pazzo, quindi è comunque un qualcosa che anche in caso di ristampa si potrebbe sostenere. Un altro personaggio, anche secondo me, Jezebel. Io Jezebel ho avuto la fortuna di trovarlo praticamente tutto in condizioni di edicola dopo quasi 40 anni, e c'è un numero che ho pagato niente, che vale da solo 300 euro, ma perché quello della bancarella non lo sapeva, tutto lì. La cosa particolare di Jezebel che aveva questa alternanza di due pagine a colori con due pagine in bianco e nero. Fu un azzardo secondo me, perché Bunker e Magnus si misero dietro una storia che non stava in piedi, perché chiaramente era totalmente femminista questa storia, con uomini ridotti a schiavi e oggetti del piacere. Non so se Fabio qualcuno l'aveva letto, ad esempio. Facevamo proprio la figura di disastro totale a livello maschile, e però le storie erano proprio, se devo dire, veramente lontanissime dai fasti di sataniche qua. Proprio la semplicità nei dialoghi e tutto era a livelli bassissimi. Rimane il fascino di un formato leggermente più grande, come potete vedere. Poi questo esperimento del colore, che poi c'è stato anche su Dennis Cobb, altro che vorrei vedere stampato. Io questo qua l'ho anche portato sul canale, stesso formato un po' più grande, poi dopo l'hanno rimpicciolito un pochino. Questo devo dire un personaggio divertente, ma io forse me lo aspettavo un pochino più serio. Anche lì poi ho trovato Jezebel, erano 23 numeri, invece mi sa che Dennis Cobb ha avuto una vita editoriale un po' più ampia. Anche lì poi ho trovato il solito, mi sembrava di leggere Criminal disegnato vestito in modo diverso, perché comunque è lo stesso tipo di battute, lo stesso tipo di ironia, la stessa faccia. Me lo aspettavo un po' più James Bond, diciamo, invece è tanto grottesco anche lì, ecco, parte bene, poi secondo me svacca un po'. Comunque credo che Jezebel venne scritto da Bunker su insistenza di Magnus, che voleva provarsi con la fantascienza, cioè nasce un po' sull'impulso di Magnus, forse la fantascienza non era proprio il suo, ecco. Hanno fatto 6 numeri, poi hanno mollato tutte e due, sia come disegno che come sceneggiatura, ha fatto finire ad altri. Un po' un peccato, perché poi alla fine, come ti dicevo, hanno fatto parecchie ristampe, ma sempre di quei 6. Addirittura hanno fatto, c'è stato nel 90, hanno fatto l'anastatica dei primi 6. Ah, pensa a te. Bella l'anastatica. I copi proprio che te li tirano dietro, eh. Cioè, se vai su eBay li trovi a poco. Sono da edicola, li vedi, sono tenuti bene. Però sono i primi 6. Cioè, se vuoi vedere come va a finire la storia, anche lì rimani col cerino in mano, perché purtroppo nessuno ha intenzione di ristampare gli altri. Secondo me la fissa che si ha su Magnus è stata paradossalmente penalizzante per molti aspetti, perché comunque va bene affezionarsi agli autori, però a volte interessa anche proprio la storia, il personaggio, no? Sono d'accordo. Non so come il corno sia rimasto bloccato attorno a questa cosa.
Ma cioè, io credo che effettivamente, soprattutto su Criminal e Satanic, c'è un dislivello forte tra, sì, tra i numeri di Magnus e quelli non di Magnus, Romanini a parte, che Romanini io negli ultimi 4-5 albi di Satanic ho imparato ad apprezzarlo molto, secondo me è un grande disegnatore. E gli altri, la differenza la vedi, insomma, cioè sono sicuramente dal punto di vista del disegno è un po' più così, un po' più rudimentali, ecco, rispetto a quelli di Magnus. Forse anche questo va a incidere, ecco. Però dico, magari nelle serie un pochino più brevi è un peccato. Io ad esempio mi ricordo quando non mi ricordo quale editore che gestiva delle ristampe aveva proposto, ma pochi anni fa, una ristampa delle prime 6 storie di Jezebel. E ci sono stati 50 commenti di persone che, quindi non due ma 50 di persone che dicevano: ma gli altri quando li ristampate? Ormai dobbiamo vedere, però gli altri c'era interesse, cioè non c'ero solo io che commentavo, e comunque quasi tutti avrebbero voluto vedere gli altri. Poi ripeto, si tratta di 23 numeri, non 200, quindi in alcuni casi secondo me ne valeva anche la pena. Potrebbe uscire chissà magari un domani un'antologica della Corno gestita dalla Cosmo, che ciclicamente ripropone. Sì, sarebbe bello. Mi meraviglia, però adesso, cioè, perché diciamo, le ristampe di Gazzetta, di Alan Ford, Criminal e Satanic sono state praticamente in fila, no? Cioè, mano a mano che ne finiva una, ne hanno incominciato un'altra. Stavolta finisce Satanic, so che, vabbè, non c'entra niente, hanno incominciato a ristampare Billy Biss, che è questo albo. No, non me l'aspettavo, devo dire la verità. No, neanch'io, dell'Intrepido. Io ho gli originali, me li sono trovati per caso in casa di Billy Beast. Sì, vabbè, però ecco, diciamo, sì, no, è una buona iniziativa, cioè nel senso, quando uno, diciamo, una casa decide di pubblicare dei fumetti, io sono sempre d'accordo, nel senso che. Però ecco, non c'è stato il ricambio stavolta con il personaggio di Max Bunker, cioè. Dopo Alan Ford, Criminal e Satanic, io mi aspettavo qualcos'altro, invece non è arrivato più niente. Ma guarda, se guardi in passato, sia l'iniziativa quella dei volumoni di Criminal che te, che forse anche lì avevano fatto qualcosa di Alan Ford, che quella di Panorama, che avevano fatto Criminal, Satanic e poi una quantità infinita di volumi di Alan Ford che erano bianchi in quel caso lì, c'è sempre stata la sequenza di tre personaggi, penso che, ma perché lui penso che vada a firmare praticamente, deve cambiare in bianco, gli dicono quanto vuoi, lui contratta, è già tutto fatto, gli originali sono già tutti scannerizzati, c'è già tutto pronto, non deve neanche fare le copertine nuove. Sì, poi secondo me molti, cioè c'è un buon numero di acquirenti che compra più per Magnus forse che non per, cioè più per vedere i disegni di Magnus che non per leggere proprio le storie. Sì. Quindi è anche un nome che si spende bene, Magnus, oggettivamente, insomma. Sì. Adesso ho visto che è uscita la versione gigante del Texone disegnato da Magnus, che insomma l'ho sfogliato, insomma è un bel vedere. Molta roba, sì. Quindi sì, voglio dire, cioè, attiri lettori, ecco, nel momento in cui dici questo è disegnato da Magnus, ha un certo richiamo. Bene ragazzi, io direi che possiamo anche chiudere, abbiamo fatto 1:20, abbiamo fatto un bel panorama su questa serie, volete dire ancora due cose che magari ci siamo dimenticati e poi ci salutiamo. Ma io sono a posto. Io. Volevo chiedervi, invece che ne ho parlato magari solo io, così al volo, se vi è piaciuta l'iniziativa delle figurine oppure vi è sembrata un po' una cosa superflua. Io l'ho apprezzata anche perché accanto alle singole copertine, oltre a rendere omaggio a Corteggi, che secondo me ha pari merito degli altri due nel successo di queste testate, c'è anche da dire che c'è proprio data di pubblicazione, nome degli autori, albo per albo, secondo me aiuta tipo una sorta di almanacco, ecco, ad avere la guida a tutto ciò che è uscito. E lì possiamo anche apprezzare quei numeri che, ahimè, non sono stati poi ristampati. Quindi io l'ho apprezzata sia su Satanic che chiaramente su Criminal. Mi pare che invece su Alan Ford avessero fatto una cosa diversa. Lì c'erano delle figurine tratte forse da qualche episodio del cartone animato. C'era l'album, ma chiaramente anche, visto che è una serie che va avanti,
l'album di figurine lì l'avevano concepito in modo diverso, però io quella non l'ho fatta, non ce l'ho, e non so se l'avete mai sfogliata. No, io quello di Alan Ford non so, comunque no, è vero, non ne abbiamo parlato, ma quello è stato cioè io devo dire l'ho apprezzato tantissimo, un po' perché non, davvero, cioè non abbiamo fatto il nome di Corteggi, ma Corteggi è un protagonista della vicenda di Criminale Satanico, le copertine non l'abbiamo detto, ma sono di una bellezza incredibile e fanno, come dire, fanno parte della mitologia dei personaggi in tutto e per tutto, insomma, non sarebbe la stessa cosa. Guarda, ti dico, Fabio, secondo me è quasi sottovalutata questa cosa. Forse sì, forse sì. Chiaramente la mente va alla storia e ai disegni di Magnus, però quando tu vedi questa roba qua, che poi chiaramente ha fatto anche Jezebel, ha fatto anche J.D. Scott, sì. Noi tendiamo a trascurare che questa roba qui sono tutti dei quadri. Sì, no, ma poi la capacità di sintesi, la genialità di Corre... mi pare di aver letto che lui non sapeva neanche bene di cosa parlasse l'album, procedeva dal titolo, insomma, quindi c'è anche questa capacità d'astrazione che dialogava veramente con la storia. Come dice anche Okusaiba, lui fondamentalmente era un grafico, ha disegnato qualcosa, anche Benino, lì nella storia cult, gli avevo anche comprato una storia che... Sì, di fantascienza, anche niente male. Scienza, però fondamentalmente era un grafico, quindi un creatore di loghi, un creatore di pubblicità anche, quindi... Sì. Te Fabrizio, ti è piaciuta l'idea delle... È piaciuto molto, sottoscrivo, Corteggi anche secondo me, le copertine sono dei quadri, assolutamente dei quadri. L'unica cosa, non so se sia successo anche a voi, a volte queste figurine staccarle... Sì, hai ragione. Le ho dovute tagliare io, insomma, magari... Anch'io. Lì un po' più di grazia ci sarebbe stata bene, minimo di cura. La situazione che c'è stato un periodo particolare che erano difficile, gli sono arrivate una marea di proteste e poi verso la fine si staccavano tutte bene. Sì, a volte le ho dovute tagliare io, seguendo la linea, perché sennò rimaneva, era un tutt'uno. Vabbè. Come avrete notato, spesso ci sono stati verso la fine delle ristampe, però con le copertine nuove che poi aveva fatto Magnus. Nell'ultima parte della vita editoriale, no, di Satanic, un po' come era successo con Criminal, praticamente lo stesso meccanismo. E poi ricordiamoci di Satanic, ragazzi, di due numeri fallati, che magari fra 50 anni varranno 2 euro di più. Sì, che per collezionisti è stata una cosa stranissima, veramente. Sì. Si sono comportati bene, però si sono comportati bene. Si sono comportati bene, alla fine ha chiesto scusa con una lettera. Ingannevole, che in entrambe le storie c'è un personaggio di colore, quindi che era un detective, quello che aiutava. Sì. E quindi in quel passaggio lì, per un attimo, poteva anche per me la forza di sospetto che fosse stato fatto apposta. Io ci eravamo scambiati dei commenti con Fabio, anche con te, Alex, mi ricordo. Io ero rimasto. Beh no, comunque l'hanno risolta bene, quando sono andato in edicola che ho trovato tutto il pacchettone con la lettera di scusa. Ho fatto un ottimo lavoro, sì. Complimenti, perché poi sbagliare può succedere a tutti, quindi... Certo. No, bene. Va bene, salutiamo tutti allora, grazie per la compagnia di chi vedrà questo video. E grazie a tutti per la chiacchierata e speriamo di farne un'altra su qualche altro bel tema. Buona serata. Ciao ragazzi. Serata. Ciao.